E bentornati a Cultura Magica, oggi puntatona, perché questa è la puntata degli auguri di Natale del CMI. Come sempre, al mio fianco abbiamo Gianni Loria che invitiamo qui da noi. Vieni Gianni! Ciao Buonasera a tutti, Presidente! ben arrivati, ben trovati. Buonasera a tutti quanti. Buonasera. Oggi puntatona, quindi abbiamo bisogno di un altro aiutante per presentare questa nostra kermesse di auguri del CMI. E quindi lo chiamiamo subito perché è con noi Andrea Baioni. Eccoci. Ciao Andrea! Buon pomeriggio, ciao Andrea! Dimis. La regia però sta incalzante, perché ci sta dicendo che ci sono già degli ospiti pronti, quindi poche chiacchiere, direi. Dimis, tocca a te introdurre. Intanto scusatemi se mi permetto, salutiamo la nostra regista speciale Lucia, che non si vede ma c'è ed è sempre presente. Grazie Lucia per tutto quello che fai per noi. È vero. Andiamo avanti. Allora, andiamo subito a chiamare il primo degli ospiti, per il primo dei saluti. Lui è il presidente della FISM, Domenico Dante. Eccolo. Ciao, presidentissimo. Buonasera Ciao, Domenico. Dimis. Ciao, ciao. E beh, innanzitutto io volevo fare un complimento dall'esterno sia a Gianni sia a Baglioni per questa bella iniziativa. In questi tempi duri per tutti, dopo tanta attività fatta per il CMI e per tutti i maghi italiani, ritengo che questo momento così particolare, dedicato solo ai saluti e alle emozioni di ognuno di noi, sia importante. Mi fa piacere, anche se vi parlo, mi fa piacere rivederli amici, mi fa piacere vedere, io parlo dei primi ospiti come Elio De Grandi, Alexander, come Rossello, come Walter Rolfo, ma tantissimi altri che verranno dopo, perché è un momento per vederci, di guardarci vis-à-vis, almeno se so anche se sullo schermo, e augurare a tutti. Sono convinto che, anche se è un momento difficile, passerà. Teniamo duro e sicuramente torneranno i momenti in cui ci ritroveremo di persona, perché non può continuare all'infinito così. Quindi io sono Assolutamente. positivo, sono sempre stato positivo, e il fatto di condividere questo sforzo con tanti amici che amano, a dire la verità, il cuore, insomma. Quindi permettetemi di dire buon Natale, buona festa a tutti nel migliore dei modi, con tutto l'affetto. Io chiamerei subito anche gli altri due, così facciamo una chiacchierata un po' più ampia. Abbiamo Esatto. Walter Rolfo. Vieni, Walter. Che sta per entrare in scena, eh? Eccolo, eccolo, Eccolo. eccolo, diamogli un minuto. Quello era un segno, era Esatto. un minuto, perché sta Vabbè, per fai entrare. entrare Rossello allora, fai entrare Fabio. Fabio Ciao, Rossello. Fabio. Le dita dei maghi sono tante. Ciao, ciao. Ciao Fabio. Ciao Fabio. Un abbraccio a tutti. Io non farò grandi cose, mi fa piacere essere qua. Pensavo le carte, l'importanza. Sapete che non faccio mai giochi, però questa volta voglio dire una cosa, che prendendo comunque il nostro mazzo, e guarda Gianni come mi guarda male perché c'è il mazzo, io penso che le nostre 52 carte siano in questo momento troppe, dobbiamo essenzializzarle. Guarda, le essenzializziamo così e rimangono i quattro assi, che a mio parere non sono i quattro assi, ma sono quattro valori che permettono l'allegria, rappresentata un po' dai fiori, l'amore, che è quello dei cuori, l'ambizione, che sono i denari, e l'autostima, che sono le picche. Niente, scusate, ma ho fatto un gioco una volta, così non potete dire che non faccio mai giochi, e Gianni dovrà dire che non ho fatto. Ci sta, sembra che ci siamo messi d'accordo. Ah, Ci sta cavoli, se mi mette d'accordo non va bene. Fabio, il gioco ci stava benissimo, anzi ne approfitto appena ci scade il programma che ho fatto fino a febbraio, facciamo una serata soltanto con te, con tutte le Volentieri. ultime novità magiche. Assolutamente Bene? importante, lo sai, quindi. Lo so, però dai, tanto 45 minuti ce la fai benissimo, dai. La Allora io non ti guarderò. parlo. No, ma Io non è la quello. guarderò. Scusa, no, faccio solo gli auguri perché ho fatto questo scherzo magico, però volevo anch'io. Mi unisco al nostro presidentissimo e al nostro presidente, perché credo che sia un momento in cui dobbiamo avere tanta forza. Io parlo perché ho un cuore per gli artisti, perché da 76 che sono iscritto al CMI e sono qualcosa per me, è il mio mondo, anche se faccio altro.
ma sono vicinissimo e credo che debba finire, finirà e noi avremo tutti quanti la forza, insomma, per farlo. Grandioso. Fabio, intanto che puoi segnare il 14 febbraio, guarda, ho già piazzato la data. Segnati il 14 febbraio. Per San Valentino. E San Valentino. San Valentino. Scusa una cosa, noi faremo la diretta degli innamorati, chiamiamo Fabio Rossello e Lorena Rainoso. Abbiamo preso qui dietro le quinte che sta salutando. Ciao Lorena, abbiamo preso due piccioni con una fava. D'altronde il calendario quello è. Tu domenico cosa ne pensi? Ne penso bene, io sicuramente guarderò Fabio. Grandioso, grandioso. Va bene, abbiamo anche, nessun altro, anche, abbiamo anche nessun altro perché... dentro. Anche perché Gianni, Fabio ne sa di cose, lui non lo sbaglia mai, ma ne sa molte di magia, no, non parlo del suo lavoro, quello sa, lo fa in maniera meravigliosa. Non ho molta, esperienza come te, ma mi informerò. nel frattempo è arrivato Alexander, che invitiamo. Fallo entrare. Buongiorno, e anch'io. Ciao Elio. Ciao agli amici, ciao ai colleghi. Stavo analizzando invece, al di là del fatto contingente, che non è allegrissimo indubbiamente, ma come la magia, come sempre, come in altri momenti storici, sia velocissima ad adattarsi. Quindi stavo pensando come si sia moltiplicato poi di spettacolo nuovo che non ci sarebbero state se non ci fosse stata questa pandemia. Non dico che deve essere una pandemia per farlo, dico, ma vuol dire che quando c'è qualcosa che sovrasta, l'inventiva umana, la genialità, fa in modo di differenziare e trovare la soluzione. C'è un mucchio di maghi, specialmente negli Stati Uniti, che fanno spettacolo, continuano a farlo attraverso il web, con degli spettacoli ritagliati, costruiti, pensati per il web. Questo credo sia molto interessante per far capire come in fondo sia un'arte adattabile, come siamo adattabili noi in fondo. E come si sia assistito negli ultimi tempi, anch'io ho visto molte conferenze di artisti che generosamente, senza guadagnare una lira, perché non ti pagano per fare una roba su web, rarissimo, poi sono pochissimi soldi, quindi, però ci sia stato anche questo. Allora io vorrei, invece di soffermarmi sulla difficoltà del momento, proiettarmi non sul futuro, cambierà, arriverà, che quello certamente che lo spero anch'io, ma sul fatto che anche il presente, nel suo dolore, nella sua tragicità, è stato un momento, ci ha dato degli spunti anche per variare, per capire forme nuove di comunicazione. E soprattutto serve tenere alta la speranza, pensando che questo è un momento e non è tutta la vita, non è tutto il futuro, è un momento. Cerchiamo di vederlo come segmento di una vita, perché sennò ci spariamo. Quindi, vediamo veramente come un segmento e un futuro che può andare. Nel frattempo ci prepariamo un mondo che non sarà più come prima in ogni caso, se non altro per l'esperienza che abbiamo introiettato, i due amici morti per il Covid, per dire, quindi anch'io non sono più quello di prima. E, però ecco, guardare le cose con occhi di speranza, perché sennò veramente tiriamo giù la tapparella, no? Come i ristoranti. Posso fare una domanda? A proposito di speranza, avete fatto l'albero di Natale? Io sì, ce l'ho là davanti. Io ce l'ho proprio là. Spento ma visibile. Io ce l'ho in mano. Gli effetti speciali ve l'avrei fatto vedere, ma purtroppo sono stato colto di sorpresa, quindi vi presento questa miseria spenta, ma era un po' una roba da luci d'artista quest'albero, no? Quando si accende una roba un po' pacchiana, ma gira un po' tutto e dà un senso di vita. Fantastico. Allora, la domanda è molto semplice. Qual è il regalo che vorreste avere sotto l'albero di Natale di quest'anno? Ti dico cos'è Natale. Guarda, qui la domanda è molto sibillina e difficile. Perché se vado su una cosa ideale suona falsa, se vado su una cosa reale piccola come l'iPhone 12 Pro Max, diciamo, come in questi momenti vai a pensare a ste cazzate, allora qualunque risposta io ti dia è inadeguata. Allora potrei dire che sotto l'albero di Natale vorrei, ecco, più che sotto attorno, mi piacerebbe, ma guardate, non voglio essere retorico,
che in questo momento voi, che siete lì, forse attorno a me, attorno al mio albero, attorno, potessimo parlarci, come ci parliamo adesso, grazie alla tecnologia, lì deviso, cosa che capiterà chiaramente, no? Quindi la presenza degli amici, direi soprattutto, perché io ho fatto una vita molto isolata. Ho lavorato attraverso anch'io il webinar, mi sono saltati tutti i seminari che avevo davanti, tutti con un danno, non so dirvi, e sono qua sorridente. E per dire come la vita deve interessi, io al di là della magia, sapete che mi occupo di ipnosi, e poi dato che ho molto tempo a disposizione, sono da tempo iscritto all'università, sto facendo psicologia. Stamattina ho dato un esame e adesso sono qua con voi a parlare delle cose che verranno, delle cose che come dovranno essere, e trovo così bello davvero condividere con qualcuno, con degli amici, alcuni professionisti che hanno mangiato lo stesso pane, altri invece che hanno condiviso la mia passione, che è grande, per la magia, e forse darò una tesi proprio su magia e psicologia, per dire come ritengo che le cose siano molto connesse e molto interessanti. Però non voglio rubare spazio ad altri. Volevo quando vi dite la pecora vi dovete fermare, vi dovete fermare. Quando vedete, questo è il mio unico quello, regalo quello, di Natale. Quello mi dà da pensare, perché quelle sono le pecore di intervallo quando la gente si assofina. No. Ho messo qui le sorelle. Il tuo regalo? Parli con lui. Ma allora, guarda, io per me la libertà. Pensavo ai nonni che hanno... Scusate se vi interrompo. Walter ha un brevissimo tempo. Lo facciamo entrare, è arrivato. Si è liberato perché... Vieni Walter. Per questo vi avevo fermato prima io un attimo, ma c'è anche... Buongiorno, ciao, cari, che gioia vedervi, ciao Domenico, ciao Fabio, ciao Elio, ciao Andrea, ciao Gianni, ciao Dimitri, ciao a tutti quelli che ci stanno seguendo. Scusatemi, esatto. ci tenevo tanto a essere qui, tanto, ma oggi ho il quarto evento che facciamo digitale e quindi inizio tra 5 minuti, ma non potevo mancare dalla gioia di darci un abbraccio e di salutare tutti gli amici che vedo e che sono collegati a casa, perché in fin dei conti siamo una famiglia grande, una bellissima famiglia che è in tutta Italia, e quindi virtualmente vi abbraccio tutti con grande gioia e con grande amore. Grandioso Walter. Grazie. Ragazzi, tra poco... Meno male che Walter si è inserito adesso, perché fra poco dovremo dare il cambio anche il video, perché ci sono alcuni ragazzi dietro che stanno aspettando, pertanto non offendetevi. Intanto andiamo avanti. Perciò Walter, stai lavorando comunque dietro ai progetti che stava dicendo anche Elio, che erano quelli di lavorare. L'albero ce l'ha. Siamo qua in studio, stiamo facendo cose belle. Eccolo qua. Sono qua con tutta la mia squadra, praticamente, guarda, c'è un'Angela che arriva così. Va bene, allora, ragazzi, nell'attesa di far entrare qualcun altro e salutare qualche amico che invece qua sopra, volevo dire alcuni nomi di ragazzi del CMI che ci stanno salutando, almeno che trovano il coraggio di mettere un messaggio, ve li leggo velocissimamente. Sono Amedeo Petri, Alessandro Palmeri, Funky Mod Funk, Stefano Fortino, Giovanni Ferraiuolo, Anna Orlanduccio, Luciano Zaccuri, Albert Pasquale Cucco, Marco e Mirko Corpo, Daniele Civiello, Roberto Mucci, Andrea Gimignano, Mago Gate, Giovanni Cricchio da Palermo, Renzo Bianchi da Lucca, Daniele Civello, Alessandro del Cane da Trieste, Rosario Odralip da Bolzano, Andrea Achilli, Matteo Cucchi da Rimini, Francesco Benici Palermo, e poi ce ne sono tanti ancora, Paola Lazzaretto da Padova, Giacomo Cascino, Giuseppe Levi da Bologna, Roberto Bergami, e via, ce ne sono a non finire. Sarà una puntatura successo. Ciao a tutti, devo scappare. Ciao Walter, auguri. Grazie, buon lavoro. Velocemente, io direi la risposta di Fabio. L'ho interrotto bruscamente. È giusto. Poi Walter è sempre preso dal lavoro. E quindi, anzi, ci ha fatto piacere essere qui con noi. Velocissimo, la libertà, perché è un momento in cui la libertà è complessa. Dicevo che i nostri nonni hanno lottato per la libertà. In questo momento
troppe polemiche, per cui non faccio minimamente, non ti direi, io sono un imprenditore, sto fuori, lancio una frase su cui ciascuno farà le sue riflessioni. Non esiste libertà senza rischi, ognuno rifletta. Non vuol dire liberi tutti, non vuol dire non esiste libertà senza rischi. Però da quell'osservazione che mi facevi al telefono l'altro giorno, che parlavi degli spostamenti da regione a regione, ti hanno favorito per quanto riguarda gli spostamenti nelle seconde case, ma all'interno della regione, perciò un po' ci sono arrivati, come vedi. Ragazzi, io abbiamo anche elefantini. Arrivano un attimino, ma volevo sentire anche la risposta di Domenico e poi li salutiamo e andiamo e facciamo, torniamo. Ottimo. Guarda, io volentieri rispondo, poi mi concedo, così lascio spazio ad altri. Concordo pienamente sia con Fabio che con l'amico Elio. Quello che abbiamo bisogno è di tornare anche con determinati limiti, ma a un po' di normalità, perché quando si parla di spettacoli, quando si parla di lavoro, eccetera, significa anche libertà, significa anche ritornare, avere delle speranze un po' più concrete in mano. Io, come ho detto, sono positivo, credo, ci sono tante idee diverse, ma sono convinto che ci arriveremo presto, insomma, per cui portiamo ancora un po' pazienza, ognuno con le sue idee, ma arriveremo a ridere e ritrovarci ancora. E con questo colgo l'occasione per augurare a tutti quelli che sono in linea buon Natale, felice anno nuovo, nel migliore dei modi. Un abbraccio a Elio, a Valle, a Fabio, oltre che agli organizzatori, che ricordo sempre con tanto tanto affetto. Ciao Nico. Allora, grazie. Ciao a tutti. Io li saluto. Grazie. Li saluto uno a uno. Ciao Alexander. Ciao Fabio. Ciao Domenico. Ci potete continuare a seguire sulla pagina Facebook, Domenico? Esatto. Ti chiedo scusa. Allora, fermati. C'è Forrest in difficoltà e gli sto rimandando il link, perché lui ci vede sulla pagina Facebook, ma ovviamente non può entrare. Adesso gli rimando il link. Adesso lo spazio c'è. Allora cominciamo a far entrare mano a mano le persone che sono arrivate. Invito qui in linea, qua con noi, Gabriele Gentile. Vediamo se arriva. Eccola. Ciao. Ciao Gabriele. Poi Andrea. C'è anche un amico, guarda chi c'è. Ma guardalo, il vero stralacato della, questo è il vero ospite da Natale, questo. Sì, non voglio farmi mancare niente, neanche per le feste. Un rivetti per Natale è sempre un bel... Certo, può sempre servire. Questo è il regalo di Natale che hai chiesto. Sì. Come allora, poi Scusate, facciamo entrare anche Davide Calabrese e Ottavio Belli. Eccoci. E Ottavio Belli. Eccoci. Gianni Loria. Eccoci. Vieni a casa mia. No. Come state? Bene, ciao. Bene. Ciao, ma Davide, il più sexy. Ma il più sexy è Ottavio. Certo. Mi sono fatto preparare a pennello, eh? Ottavio è molto sexy. Io per prepararmi come atto divinatorio per il nuovo anno ho preso il liquore del sensitivo Solange. Eccoci qua. Ingrandiamo Calabrese mentre parla. C'è niente da vedere. Mentre parla. Eccolo. Quindi un liquore porta fortuna del sensitivo Solange, che so che apprezzerete molto, è un bellissimo libro, The Book of Luck, quindi speriamo in un anno più fortunato di questo. Io sono ultra scaramantico e come vedete sto nascondendo le mani, non a caso. Sei un grande. E allora andiamo, diamo un poco di spazio a ciascuno, ma c'era Andrea, la domanda la possiamo fare a tutti, quindi no, rifai la domanda. Posso chiedere una cosa a Davide? Io speravo che portassi il vero personaggio dell'anno, cioè il tuo cane, che è diventato un influencer su TikTok. Puoi dirlo forse?
è da qualche parte che sta dormendo, ma vado a prendertelo, Bruno, volentieri. Io lo seguo con grande attenzione, avrei voluto gli auguri anche da lui, insomma, mi sarebbe piaciuto molto. Datemi un secondo, vado a svegliarlo. Mi prego di notare l'ambientazione di Davide con l'albero di Natale, guarda che bel angolino che ha fatto. Eh sì, grandioso. E intanto però Gabriele Gentile poteva già fare gli auguri a tutti i soci del CMI e delle nostre delegazioni. Ma Gabriele, certo. Ecco Bruno. Mi senti bene tu? Sì, 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 ti sentiamo. I miei più cari auguri e gli estendo agli amici che vedo. Tra l'altro è arrivato anche Ottavio Belli, che sento spesso. Ciao Ottavietto. Ciao a Davide, ciao Dimitri. Ciao Gabriele. Bello. Eccolo il cagnolino, eccolo. Bene, quindi grazie per questo invito Gianni, veramente. Oltre a avere realizzato un bel progetto che ho condiviso abbastanza prontamente, non puoi tirarmi le orecchie, ti ho fatto avere tutte le mail dei soci della delegazione cittadina del CMI. È veramente una bellissima attività e spero che vada avanti, quindi complimenti, mi piace, viva il CMI e viva la magia che comunque aggrega sempre e comunque, anche se siamo distanti alla fine siamo vicini. Come sapete non sono un grande fan del web, non sono molto presente alle conferenze eccetera, però ho voluto esserci oggi, quindi auguri a tutti, veramente grazie per questo invito. Posso dire una cosa a Gabriele, invece sì. Di domandargli qual è il regalo che vorrebbe sotto l'albero, posso dire qual è il regalo che vorrei io sotto l'albero. Io sotto l'albero vorrei una scatola magica di Gabriele Gentile. Oh, ma devi solo chiedermi non le dà nessuno. No, la compro. No, me la faccio regalare da mia moglie. Purtroppo non faccio la mia moglie perché la voglio, poi tu me la firmi. Purtroppo io non faccio magazzino, non ho proprio lo spazio materiale, però veramente non è un problema se hai voglia di giocare. Troverete sulla rivista Magia Moderna, che sta per arrivare nelle vostre case, anche la pubblicità dei prossimi lavori di Gabriele Gentile, che di solito abusa di Magia Moderna e non dà mai una lira in pagamento. No! Potrebbe anche regalare qualche scatola alle direzioni. Soldi sempre. Scusate, aveva lì così. Vi faccio presente che Luca Bono sta scrivendo: Gabriele, scusa pubblicamente a me e a Ottavio, non ma so perché, per quale ragione, ma ci deve essere una ragione per questa cosa. Non la vogliamo sapere. Voi sapete, a parte l'amicizia che mi lega a tutti voi, Fabio Rossello è un tesoro, rimettilo, ma voi sapete chi è il mio migliore amico in magia, no? Da sempre. Io. La cosa sono io. Terribile. Chi è? Lupis. Diamine, il tavolo del giovedì ha sempre me e Lupis vicini, no? Storicamente. Ed è un pochino geloso di questa cosa, Ottavio, poverino, che si sente escluso da questa amicizia. Ma poi chiaramente Luca Bono interviene perché fa un cazzo dalla mattina alla sera, quindi... Bombe. Questa si può censurare le parolacce. Luca è un fratello, anche lui, ci sentiamo tutti i giorni, ci sentiamo amabilmente, comunque è una bella famiglia veramente. Niente, poi spero adesso arrivi il mio migliore amico Lupis, perché mi manca, ho nostalgia. Però adesso secondo me Lupis va con Ottavio, cioè va nel senso che sta con Ottavio Belli, perché tu c'hai Alex Rivetti a casa, anche lui è geloso. Sì, c'è un piccolo tradimento in corso, ma Ottavio Belli, no, mentre lui era in Etiopia a fare gli scatoloni, io e Lupis intraprendevamo un'amicizia profonda. Ok, direi che è giunto il momento di far parlare il cane di... Bruno è un caro amico di Scimemi e Grigioni che abbiamo spesso a casa, e quindi visto che voi vantate un sacco di amicizie magiche, noi qui a Roma ci sollazziamo con Scimemi, Fiammetta e Grigioni, che peraltro Francesco so che deve entrare a minuti qui in questa chat. Dov'è? Lo vedete già?
No, ancora non è arrivato. Ancora non è arrivato. Però mi ha detto ci vediamo qui più tardi, quindi adesso lo sollecito. Ma sì, stai, promuovendo l'amaro di Solange? Assolutamente sì, perché voi maghi maghetti non sapete la potenza del sensitivo Solange. È questo liquore che spedisce a casa, peraltro ad un prezzo importante. Vi ricordo che va messo nel posto preferito della casa e porterà fortuna per tutto l'anno. Voi vi chiederete perché sto promuovendo il liquore di Solange, perché fra le mie passioni c'è anche il trash e credo che questo sia il gadget più trash del Natale 2020. Devi berlo. Non ho ancora provato, questo è il regalo di Natale per Scimemi, e qua lo so. Non berlo che diventi come Solange poi. Senti, invece Ottavio, tu adesso che sei a casa, come festeggerai questo Natale? Allora, vi dico la verità, per la prima volta dopo 20 anni, anzi 19 anni, ho fatto 19 Natali fuori di casa, mia madre li conta uno a uno, e questo è il primo Natale che quindi questa pandemia praticamente mi regala la compagnia dei miei cari, che non vedo mai, quindi oramai, anzi, ultimamente li vedo anche un po' troppo, perché sono qua da un anno, quasi un anno, quindi, però diciamo è un Natale insolito, soprattutto per questo, perché è la prima volta che non sono in un camerino, che non mi trucco, che non metto la mia giacca, che non vado a fare spettacolo, quindi è il mio primo Natale dopo tanti anni, un po' triste da un lato, in realtà poi dopo se ci ragioni bisogna innanzitutto vedere anche il bicchiere mezzo pieno, quindi secondo me è anche un'opportunità per stare con i cari, purtroppo solo con loro perché non posso vedere nessun altro, però ecco, virtualmente vedo un sacco di amici, mi sento con un sacco di persone, vi volevo ringraziare anche per avermi dato questa possibilità di essere qui con voi. Vedo tanti amici connessi, tanti amici che scrivono. Nel frattempo è arrivato Francesco Scimemi. Allora io posso anche facciamolo entrare, che Bruno ha bisogno di... Eccolo qua! Ciao Francesco! Ciao Francesco! Allora, ciao cari! Aspettiamo i tuoi auguri, Francesco! Aspettiamo i tuoi auguri, parti! Aspettate. Ah, io mi devo fare gli auguri? Esatto. Allora, io innanzitutto devo fare pace con una persona che sta lì. Posso dire? Si può dire? Sì. Fatemi vedere. Guarda, devo fare pace con Gentile. Io voglio fare pace con Gentile. Dai. È il momento così, buono, così, Natale. È il momento, avete la nostra benedizione, perché mi manca scrivere cattiverie sul suo profilo. Io non posso stare senza questa cosa e quindi devo assolutamente fare pace con Gentile e faccio gli auguri a tutti gli amici maghi. Ma dove cazzo devo guardare? Dov'è qua la telecamera? O qua? Io non ho capito. Qua. Ah, ok, ora ho capito. Allora dicevo, no, lì, la gag. Allora dicevo, auguri a tutti i maghi, vabbè, auguri a tutti. Mangiate sto panettone perché potrebbe essere anche l'ultimo. Davide, puoi lasciare Bruno e portare le mani nel gesto apotropaico. Grazie. No, vabbè, però bisogna sempre ricordare questa cosa. E soprattutto, ecco, fate le vostre cose adesso, perché poi si arriveranno quando finirà tutto. Che cos'altro potete fare? Leggete libri, state con la famiglia. E niente, viva tutto questo. Mi piaceva molto come attore, e su questa frase rimane un mistero. Io Francesco, scusa, ti interrompo perché c'è qualcuno che tenta di entrare, però è ancora siamo tanti. Lo spiego io.
Siamo in troppi, siamo in troppi sul video e c'è Forest da 5 minuti che ti saluto che io. Sono da più tempo io. Ciao a tutti. Dai, a va tutti. Bene. Ciao Davide, un crismi. Gianni. Ciao Davidone. Andiamo. Ciao fratellastro. Ciao. E allora, man mano facciamo entrare qualcun altro. Io vi ricordo che potete continuare, una volta usciti da qua, potete continuare a seguire sulla pagina del CMI se volete. Ma chi arriva? Chi arriva? Quindi salutiamo. Chi è? Io la risposta a chi è l'avrei. No. Marco Berri, grandi. Ciao Marco. Ah, Enrico Ruggeri. Ciao Marco Berri. Ciao ragazzi. Ciao Marco. È mezz'ora che seguo le cagate che state dicendo. Mi sentite? Sì, l'abbiamo sentito. Ragazzi, io chiederei a Ottavio e Gabriele di continuare a seguirci sulla pagina Facebook. Ciao! No, ma vado via anch'io! Ciao, buon Natale, buone feste a tutti! Continuate sulla pagina Facebook. Gabriele, sulla pagina Facebook. Ciao Andrea, ciao Dimis, ciao Gianni. Francesco, un secondo. Io ho visto ieri una foto. Ieri ho visto una tua foto con i baffetti da D'Artagnan. Ah sì? Pensavo che tu oggi ti presentassi così, invece non ce l'hai fatto questo regalo. E sarà una foto antica. Io penso che ho una foto di Marco con i capelli. Ciao Marcuzzo, buon Natale anche a te, che non stavo salutando, ho visto. Ciao Francesco. Ciao Francesco, ce l'abbiamo tutti, la foto di Marco Berri con i capelli ce l'abbiamo tutti, io ne ho una addirittura che è su una sedia elettrica con una... No, una... Ma tu sei sempre lì, ma quando avevi i capelli, Marco? Quando avevi i capelli? Ma non è così, ho fatto quella roba lì con i capelli. Ho capito, ma ne ho, veramente ne ho un'altra... che eravamo a Vo Euganeo su un palcoscenico a fare spettacolo mentre nella piazza giravano i carri allegorici. Abbiamo fatto un casino quella giornata, ma mi sa che tu te la ricordi, vero? Vicino a Treviso. Scusate, io farei entrare anche l'altra persona che abbiamo... Lupis. Chi è? Lupis. Vai, vieni. Vediamo, non c'è, è scomparso. Ecco, ma io vi Daniele. Io vi lascio, vi saluto, faccio gli auguri a tutti, lascio non spazio. Facciamo fare gli auguri a Marco, mettiamolo a tutto schermo, questo, ecco. Ciao Super Bios, ciao a tutti quelli collegati, un abbraccio grande, mi raccomando, quest'anno finisce, speriamo finisca presto, manca pochi giorni. E poi via, perché alla fine io l'augurio che faccio a tutti è che ci si possa abbracciare di nuovo, che ci si possa toccare fisicamente, annusare da vicino. Questo è l'augurio a tutti. Un abbraccio grande, tanti auguri, ciao a tutto il CMA. Marco, aspetta, non uscire Marco, perché c'era una domanda che ha fatto Andrea ha fatto una domanda a parecchi dei nostri ospiti, volevo che la facesse anche a te. Marco, cosa vorresti sotto l'albero di Natale di quest'anno? Te l'ho detto, un abbraccio. Cioè la puzza, qualcuno che puzzi di ascella, capito? No! Sai perché? Perché vorrebbe dire potermi avvicinare così tanto da dire mazza questo che schifo. Sarebbe però un bel regalo. Va bene, allora speriamo di sentire la nostra puzza molto presto. Dai, bello, quello... Segue le cose dal vero, no? Che tiri le... Cioè, bello. Tanti auguri, Baioli. Ciao, Andrea. Ciao a tutti. Ciao, Marco. Grazie di cuore. A presto, un abbraccio. Un attimo, soltanto facciamo un attimo di pausa, perché sta cercando Forest. Credo che faccia fatica, non sta riuscendo a entrare.
ma forse perché eravamo in tanti. No, adesso può entrare, se tu gli dici può entrare. Nel frattempo è arrivato anche Alberto Giorgi, che facciamo entrare, e poi passo la parola subito a Lupis. Esatto. Ciao a tutti, ciao Andrea, Daniele. Ciao. 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 Ciao Alberto. Ciao a tutti voi che seguite. Auguri. Eccomi. Ah, ecco, bene. Ciao Alberto. Ciao, ciao. Ciao Daniele. Ragazzi, vi faccio pure io gli auguri e grazie di non ho una connessione buona. Si sente? Ah, si sente a tratti. Dove? Si sente a tratti. Prova. Ho problemi con la linea. No, ma ho problemi con la linea. Abbiamo sentito. Va bene. Grazie Daniele, grazie. Il bacio si vede. Il bacio si vede, è chiaro. Ti abbracciamo forte e davvero grazie ancora. Qualche difficoltà tecnica ce l'abbiamo. Alberto, invece tu come stai con la connessione? Bene, mi sembra bene. Io sento. Oh. Cioè, mi sentite bene? Sì. Benissimo. Sì. Allora è il tuo momento per fare gli auguri di Natale a tutti i maghi. Beh, scontato. Speriamo che questa situazione finisca presto, perché abbiamo veramente bisogno di trovarci ancora insieme a lavorare, ma non solo per il lavoro in sé, per l'adrenalina, per la voglia di condividere delle emozioni, per questo. E anche al di là dello spettacolo, quindi spero che, ecco, io auguro a tutti che questo momento finisca presto, veramente che da gennaio ci sia qualche svolta, qualche cambiamento, e di godersi anche questi momenti, perché comunque devo dire che ho cercato di trovare anche i lati positivi in questo momento difficile di condivisione con la famiglia, ovviamente ho potuto fare cose che magari prima avevo difficoltà a trovare il tempo di fare, insomma, tipo leggere alcuni libri anche al di fuori della magia, tutto questo, insomma, poi qualche ispirazione nuova magari da mettere in cantiere. Io ti volevo, lo so che adesso verrai fuori con una nuova perché non hai avuto il tempo di prepararti. Adesso Lucia ha messo in schermo uno dei commenti, ma lo chiediamo anche a tutti quelli, lo chiediamo prima ad Alberto e poi a tutti quelli che ci stanno ascoltando e ci stanno guardando dal web. Cosa vorresti sotto l'albero, Alberto? Cosa vorresti trovare quest'anno sotto l'albero? Quest'anno penso sia un po' scontato, perché appunto vorrei trovare un sacco di momenti. Un sacco di inviti per spettacoli da vivere insieme, ecco questo. Un sacco di gala, ecco. A me piace molto fare gli spettacoli quando ci sono più artisti, perché è un momento sempre felice, anche di condivisione, eccetera. Quindi, ecco, vorrei che il prossimo anno ci portasse a tutti un sacco di questo tipo di condivisione. È un po' scontato, però è veramente come penso, poi il resto di occasioni di incontro, io aggiungerei, anche occasioni di incontro, certo, anche al di là degli spettacoli, ovviamente. Anche ci sono mancati un po' i bei congressi quest'anno, no? Michele Foresta mi chiede alla domanda di Baglioni che cosa vorresti avere come regalo. Forest dice vorrebbe avere un corso per i social, perché lui non ce la può fare. ma mi dispiace se Michele non entra, perché per lui la domanda cambia. Ero con la testa bassa cercando di comunicare con lui, probabilmente sta facendo le prove di che tempo che fa ed è incasinato e pertanto... La domanda per Michele era ma la facciamo a Raul quando arriva? Ce l'abbiamo. Ho appena scritto anche a Raul se si collega, ma non ho tracce. Vediamo. Va bene. Allora direi Alberto, grazie davvero, anche perché
Devo dire la verità, e questo lo diciamo insomma a tutti coloro che ci stanno seguendo in questo momento, per mettere insieme tutti questi personaggi straordinari, Gianni Doria ha fatto un lavoro in queste settimane davvero incredibile, come gli dico sempre, solo lui è capace di fare questo tipo di lavoro, e ci siamo un po', è modo di dire, ci siamo un po' divisi i compiti, cioè nella serie Gianni ha contattato 200 persone, io 5. Ecco Michele che scrive: ciao ragazzi, saluto tutti, sono imbranatissimo e non riesco a collegarmi, spero di abbracciarvi presto, viva il CMI. Grazie Michele, grazie davvero di cuore. Ciao, grazie Michele davvero, capisco il lavoro. E, insomma, io al volo ho contattato Alberto, che è stato immediatamente entusiasta, ci ha detto immediatamente sì, come lo hanno fatto tutti, ma insomma volevo mettere in evidenza la disponibilità di tutti. Andrea, fammi una domanda che rispondo qui. Ah sì, fantastico. Michele, io la domanda è questa, cioè non vorrei sapere cosa vorresti sotto l'albero, ma cosa vorresti sopra l'albero? Mentre aspettiamo la risposta di Michele, ma possiamo, io leggerei qualche risposta che è arrivata, vediamo se sono arrivate le risposte, così intanto attendendo gli altri. Leggimi quella di Pasquini. No, va bene lo stesso, dai, vabbè, andiamoci in ordine. Dai, leggi. Francesco Cunsolo dice: io Francesco Cunsolo, io sono là dove vorrei trovare tanta serenità e un minimo di normalità, e io sono d'accordo con Francesco. Fatemi leggere due robine, le leggo io al volo. A Giovanni Fraiolo Demon, che tra l'altro ho visto la sua fotografia su Facebook, gli è arrivato anche a lui Magia Moderna, e mi raccomando scrivetemi quando mi arriva, è per fare i nostri test. Che dice Giovanni: io vorrei trovare un bel weekend con tutti gli amici presenti, e ci piacerebbe anche a noi, ci piacerebbe. Roberto Ferrari: buone feste a tutti. Gabriele Mainenti, che non manca mai alle nostre dirette, viva Magia Moderna, grazie, lui è di parte. Grazie a Carlo Fox, grazie a Teresa Del Villa. Luigi Pasquini: è un po' come incontrarsi in un congresso, bella idea, almeno possiamo vederci per Natale. Vorrei rispondere a Gigi: no, non è come incontrarsi a un congresso, Luigi, è un'altra cosa, però ci vuole pazienza, torneremo. Riccardo Bramati, il delegato romano. Delegato romano, ciao e tanti auguri a tutti, un abbraccio grande da Roma. Poi chi c'è ancora? Michele Foresta, l'abbiamo già letto. No, è meglio sopra l'albero. Sì, vorrebbe, sopra l'albero vorrebbe il puntale, Michele. Meglio sopra l'albero il puntale. grazie Michele, grazie davvero di cuore. Bene. Stavo leggendo una carina, quella di Michele, me la sono persa. Andrea Gimini: bravissimi per l'idea, una volta che finirà tutto sarebbe bello organizzarlo di nuovo, ma dal vivo. E Andrea, ci stiamo a provare. Intanto noi abbiamo il prossimo obiettivo, abbiamo ottobre, sperando che il vaccino ci aiuti e tutte queste cose se ne vadano. Il nostro prossimo appuntamento sarà ottobre, ma lo faremo soltanto se davvero potremo avere i teatri pieni e potremo riabbracciarci. Sei d'accordo, Andrea Baioni, che scuoti sempre la testa? Sì, assolutamente. Michele scrive: Babbo Natale non mi ha mai portato un regalo, forse pensa che io non esista, ma io credo che Babbo Natale... Io so che Michele non può rimanere a vedere la trasmissione fino alla fine, ma siccome questa trasmissione rimarrà sulla pagina Facebook, nel caso potessi sarebbe fantastico, ma ti consiglio di vedere il finale della puntata di oggi, perché io, Dimis e Gianni abbiamo preparato un finale solo per te, e cioè cercheremo di fare una richiesta proprio perché ti porti un regalo di Natale, solo per Michele, ok? Bene, sto tentando di comunicare con Arturo Bracchetti,
che è impegnato in una prova violenta, ma ha detto che si sarebbe collegato. Intanto andate avanti voi. Abbiamo sempre il nostro amico Alberto Giorgi, che fortunatamente ci porta un po' di pazienza. Grazie Alberto. Alberto, no, non vogliamo trattenere, naturalmente è un piacere. Grazie davvero di cuore per essere stato con noi. Grazie a tutti, vi rinnovo gli auguri e speriamo davvero di vederci presto e di abbracciarci seriamente, insomma. Perché a me lo streaming della realtà mi lascia sempre un po' di amaro in bocca, no? Qualcosa di incompleto, no? Per cui, però vabbè, in questo momento va bene anche questo, è un piccolo spiraglio e speriamo di rivederci presto in momenti più allegri e di condivisione. Ciao a tutti. Grazie, ciao Alberto, ancora auguri. Ciao. E allora, io continuerei a leggere, perché c'era un commento che io non sono arrivato a leggere, che ha messo Lucia in sovraimpressione, lo rimetti, quello della magia femminile. L'avete visto? Era al volo. No. C'è la musica. Chi è che mette la musica qua? Chiedo scusa, ma Alex è partita senza che gli abbia detto, che le abbia detto niente. La magia, la serata della magia, ecco, magica, dai, io sotto l'albero vorrei trovare più magia al femminile, auguri tutti. Magica Zae, noi il 10 di gennaio faremo una serata dedicata alla magia al femminile, purtroppo non possiamo chiamare tutte le nostre amiche maghe, perché altrimenti sarebbe un discriminare l'una rispetto all'altra. Abbiamo due o tre rappresentanti ufficiali italiane che cercheremo di far portare la vostra voce a tutti quanti dalla loro bocca, insomma, ecco. Sei nel nostro cuore, Zae. Se non avete capito, Zae vive a Pisa ed è la famosa ventriloqua, fa ventriloquismo, è bravissima. Sto provando a contattare stampa di Bracchetti. Gabriele Manenti scrive: mi sono mancati moltissimo il trofeo SIT e il congresso CMI di Avalon, confidiamo in un 2021 sicuramente migliore. Sì, sono perfetta. Gabriele, come sempre, mette lo spot sopra gli eventi live, siamo tutti d'accordo, ed effettivamente sono mancati a tutti. Peraltro, come certo sapete, il congresso europeo che doveva svolgersi nel luglio del 2020 è stato spostato a luglio 2021, e così il mondiale in Canada al 2022. Aldo Ghiurmino, anche Aldo vorrebbe abbracci, ma noi ci abbracciamo sempre virtualmente. E devo dire che insomma ci siamo confrontati con Gianni e con Dimis in questi giorni, come CMI, lo dico perché Gianni è impegnato nel cercare di fare appunto questa regia con tutti quelli che stiamo aspettando. Noi il CMI da questo punto di vista pecca nella difficoltà di raccontare che cosa fa, e allora ne approfittiamo in questo momento mentre aspettiamo i prossimi ospiti. Grazie a Dimis abbiamo fatto 17-18 puntate con questa di Cultura Magica dall'inizio dell'anno, poi 13 interviste a distanza con l'autore insieme ad Aldo Ghiurmino, fatte io insieme ad Aldo, e poi abbiamo avuto sulla pagina del Club Magico Italiano quasi quotidianamente Domenico Robbe, Vito Caffaro e il consigliere Dario Caputi, che hanno postato video per tenere comunque viva la pagina, e abbiamo iniziato da poco una rubrica dedicata solamente ai soci delle delegazioni del CMI, che si chiama Le lezioni magiche del CMI. Abbiamo avuto Carlo Faggi e Ottavio Belli, continueremo il 3 gennaio, Gianni correggimi. 3 gennaio abbiamo Andrea Paris sulla pagina del CMI, sulle lezioni, abbiamo Andrea Paris che ci farà una lezione di magia. Te ne leggo alcune, Andrea? Sì, certo. 3 gennaio con Andrea Paris, il 10 gennaio con Cultura Moderna Magia al Femminile, 17 gennaio la lezione magica con Francesco Scimemi, speriamo che non se la dimentichi,
il 24 gennaio abbiamo una serata bellissima con Domenico Lanuti sulla magia e sulla comunità. Il 31 gennaio abbiamo Matteo Filippini che ha preparato una lezione di magia e mentalismo bellissima. Il 7 febbraio ancora Carlo Fabio parlerà di Illusionarium. Il 14 febbraio abbiamo Fabio Rossello con la serata che vi ho appena raffinato. Mi raccomando Fabio, 14 febbraio San Valentino ci sarà Rossello e Lorena Reynoso, che qui facciamo gli auguri a tutti gli innamorati, che è una serata giusta. Poi il 21 febbraio l'ultimo abbiamo Alexander con psicomagia e ipnosi fino al 21 di febbraio per adesso. Vai questo, Andrea. Questo per dire semplicemente che insomma il Club Magico Italiano non è andato in letargo, non si è spento, Magia Moderna è uscita regolarmente grazie agli sforzi di Gianni e abbiamo portato avanti tutte le attività tenendo conto del momento di difficoltà, ma credo che ci sia, insomma, posso fare lo spot necessario, e cioè ci sia più di una ragione per sostenere l'associazione che in questi anni, non solamente durante la pandemia, in questi anni è stata un punto di riferimento per i maghi italiani, e quindi insomma presto ricomincerà la campagna abbonamento iscrizione per il 2021. Vorrei ovviamente ricordare a tutti che io Gianni Loria Dimis facciamo un altro mestiere, non lavoriamo per il CMI anzi la nostra tessera, come mi ricorda sempre Gianni Loria, costa di più di quella dei soci. Oggi gli ho chiesto quanto costa la tessera per il CMI e lui mi ha detto no, per i soci 80. Allora mi sono domandato, ma perché io pago, quanto pago? 120, 100, quanto pago? Che non lo so. No, tu paghi 100 dal CMI. Perché? Vabbè, questa è una domanda che mi farò un giorno, che mi spiegherai un giorno, però insomma ecco, quello che voglio dire è proprio questo, cioè questa associazione porta avanti insomma la magia da sempre, ripeto, non solamente nel momento della pandemia, e credo che la parola che ci deve essere è appunto quella di stare tutti insieme. Sì, ho finito. Andrea, due regali. Grazie per l'invito a sostenere la quota associativa del CMI. Grazie anche a tutti quei soci che abbiamo contattato per conto e per nome delle delegazioni nazionali, e sono ben 45 gruppi, e anche a loro consiglio vivamente: sopportate il vostro club, che sia cittadino, che sia regionale, perché comunque dobbiamo andare avanti. Degli sconti ce ne hanno fatti pochi, comunque dobbiamo andare avanti. Sono riuscito insieme a Michele a farmi un regalo e adesso Lucia ce lo farà vedere. Adesso lo mette. Sì, grazie, sì. Grazie per averlo fatto. Video. E allora, vai. Caspita Gianni, avevo pure preparato il capellino, vediamo se funziona. Guarda che bello. Grandioso. Sembra Bowser con una porta miliard. grandioso Michele, grazie Michele, veramente veramente mitico. Dimmi se ti abbiamo tarpato un po' le ali. Non sono riuscito a raccogliere il consenso di Raul Cremona, che a questo punto spero, e di Bracchetti, perché ancora non ci sto provando, però Andrea ha fatto una bella video. Ma tra l'altro questa modalità, ne parlavamo proprio prima di cominciare la diretta, questa modalità online ha permesso di far sentire il CMI presente settimanalmente, anzi giornalmente, perché con tutte le attività che prontamente e egregiamente Andrea ha elencato, quindi giornalmente si è sentita, tutti i soci e anche i non soci hanno avuto la possibilità di sentire presente il CMI, e questa è una cosa veramente bella, perché
al di là di magia moderna, al di là dei congressi, è un altro modo per star vicini, stare insieme. E poi magia moderna, qualcuno è arrivato, qualcun altro ancora no, ma noi siamo in Sicilia, siamo... Dimis, guarda, lo dico a beneficio di tutti, sono sicuro che molti saranno anche abbonati ad altre riviste o iscritti ad altri circoli. Ho appena scritto, subito prima di questa diretta, al Magic Circle, perché da settembre non mi arriva la Magic Circular, quindi voglio dire... Se Sparta piange, Atene non ride, questa è la sostanza, non è che allora, no, non funziona il mal comune mezzo gaudio, non funziona però insomma sono problemi che possono risolvere. Fra l'altro Lorenzo Berdini, il consigliere Lorenzo Berdini, si sta incaricando di fare le spedizioni a fine mese proprio delle magie moderne che non sono arrivate. Ah, sì, ha spedito 24 pacchetti cercando di sopperire a quelle che sono state le mancanze delle poste del numero 3, però il numero 4 mi sembra che sia già partito anche abbastanza bene. Io pregherei Lucia di mettere un consiglio per gli acquisti, consigliato da fare. Se Lucia può mettere un consiglio per gli acquisti. Bisogna rivelare questi segreti, voi non sapete che abbiamo fatto un gruppo WhatsApp, io, Dimis, Gianni e Lucia, che è in regia, che insomma, sta facendo, è quella che lavora, noi ci stiamo divertendo, ma quella che lavora davvero è Lucia, nella quale ci stiamo scambiando una serie di messaggi di servizio e anche una serie di stupidaggini fuori dal normale. No, ma questa la può mettere... Ok, questa la può mettere perché... Dice Forest che se qualcuno fosse interessato ci ha mandato dove come acquistare il suo cappello in movimento. Un grande, grandissimo. Oggi è una puntata promozionale, oggi è andata così. Sì. Ma nel frattempo forse è arrivato qualche altro messaggio. Gianni, a te la lettura. Sì, allora... Sì, Teresa De Villa, CMI, è grande magia, e hai detto bene. Mario Moretti, come sempre, uomo di poche parole, ha scritto solo Mario Moretti e basta. Poi chi c'è? Vito Caforo, grande Vito Caforo, un saluto che ci ha mandato. Francesco Maria Mugnai, un saluto e tanti auguri a tutti. Grazie Francesco, da Firenze. Paola Lazzaretto, l'abbiamo detto. Anna Orlanduccio, che voglio il cappello, questa ragazza ci ha seguito da sempre in tutte le dirette. Alessandra Massi, che vi svelo il segreto, è la mamma di... aiuto! è la mamma di un ragazzo che conoscete, Daniele Parolini. Siccome sono tutti mentalisti, sanno chi è? E va bene. No, Alessandra Massi, dai, porca miseria, ragazzi, ma i lapsus stasera stanno prendendo... Mario, è la mamma di Mario. C'è anche un saluto da parte di Massimo Mocilnik, del quale io aspetto le foto della diretta, perché non so come fa a fare Massimo le foto di questi eventi. Screenshot in stile Mocilnik, no? Grandissimo. Io poi ho una regia che è qui sotto, che è mia moglie, che ha detto Mario Baldantoni, è la mamma di Mario Baldantoni. Facciamo un saluto perché Alessandra è sempre presente. Daniele Parolini, un nuovo DPCM ha stabilito che quota CMI sarà rimandata al 22. No, Daniele. Ha ragione, al 22 di gennaio intendevo. Certo. Nicola Previti, un abbraccio a tutti e complimenti a Gianni Loria, Baioni e Divintosi. Tanti magici auguri di buon Natale a tutti voi. Pierpaolo Geminiani, buon Natale, buonissimo 2021 a tutti. Pierpaolo Geminiani è da Forlì. Roberto Ferrari, dai Andrea, attiva, impara on demand. Sì. Jacopo Riani da Lucca, anche lui un saluto a tutti quanti. Daniele Parolini abbiamo detto, ma niente, hanno l'annuncio. Rosario Odrali da Bolzano, auguri di buone feste a tutti quanti, speriamo in un magico 2021. Topino Renzo, ciao Matteo, un saluto da Torino. Ciao Matteo, cosa vuol dire? Matteo chi? Matteo Renzi? Gianni, no. Gianni,
Gianni, scusami, Andrea Paris, abbiamo notizie? Andrea Paris sta facendo una diretta per un'azienda ed è incasinato. Ok, ok. Invece Raul? Raul ho anche provato, io posso provare anche a chiamarlo. Proviamo in diretta perché... Nel frattempo ci sono gli auguri, i saluti da Armando Calabrese. Dal mago Charlie che dice vorrebbe che unissimo tutte le nostre magie per far sparire il Covid. Andrea, ce l'avremo in una lezione magica del CMI. Intanto grazie a Roberto Ferrari perché insomma mi dà lo spunto per spiegare che le lezioni che abbiamo registrato con Faggi e Ottavio Belli e tutte quelle che registreremo andranno a finire nella piattaforma Impara, che è una piattaforma di learning nelle quali metteremo anche dei materiali aggiuntivi, ma richiede tanto lavoro per fare l'editing dei video e poi il trasferimento sulla piattaforma, la divisione in unit, lo sto facendo. Vi chiedo scusa, ci vuole inevitabilmente tempo e quindi riceverete appena possibile una mail nelle quali ci saranno le vostre credenziali e le istruzioni per accedere. Mentre questa diretta, oltre che sulla pagina del CMI, la trovate anche sul canale YouTube del CMI, quindi la potete rivedere anche lì. E la potete condividere anche. Ridendo e scherzando, però sono veramente molto, ma molto contento di questo lavoro che abbiamo fatto. Soprattutto sono contento perché io ho coinvolto l'amico Dimis dalla Sicilia, che amo. Non amo Dimis, ma amo la mia Sicilia. E tramite l'aiuto anche di Andrea Baglioni siamo riusciti a fare una cosa direi molto molto carina che continueremo fino alla fine di febbraio. Lucia Tosi che non si vede ma c'è, potrebbe apparire un attimo con la tua faccia, Lucia, che tra l'altro è meglio di quella di Dimitri, e sono cose aspetta, eccola qua. Ciao Lucia, grazie mille. Guarda, ti dico, Lucia, ti dico in diretta che avevo coinvolto l'ufficio stampa di Bracchetti, mi dice non posso proprio, Gianni, perdonami, al di là del fatto che non sia presentabile, ho un problema con un articolo che devo uscire domani, devo risolverlo subito, e Arturo Bracchetti per adesso purtroppo non c'è. Posso dire una cosa? Viva le mogli dei soci del CMI che sono sempre dietro le quinte. Saluto Anna, saluto la moglie di Andrea Baglioni, grazie. Beh, a tutte. Guarda, mia moglie Anna è giù, io sono qui, sono nel mio studio, ma è giù sul divano perché come sapete abbiamo risolto un problemino al ginocchio che è andato tutto bene, ma è giù che ogni tanto mi urla qualche commento e anche lei dal dritto. Sono sicuro che anche Cristina Baglioni, Cristina Baglioni, oltre a fare lezione all'università di Camerino via web, gli stia dando dei comandi anche lei. No, non si vedono i fili? Non si vedono i fili? Allora, vediamo se c'è qualche altro commento, qualche altro saluto da fare e poi facciamo il nostro... Mi ha detto mia moglie che lei non è la moglie di un socio, non è lei è un... È Anna Loria, lei ha detto che è Anna Loria. Facciamo un riassunto finale rapido dei nomi. Abbiamo avuto Domenico Dante, presidente della FISMA, abbiamo avuto Fabio Rossello, che sono sicuro ci sta ancora seguendo, abbiamo avuto Marco Berri, abbiamo avuto Alexandre, abbiamo avuto Walter Rolfo, abbiamo avuto Gabriele Giuntini, abbiamo avuto Cimini, abbiamo avuto Alberto Giorgi, abbiamo avuto Davide Calabrese, Ottavio Belli, il mago Lupis, abbiamo avuto Forest. E vabbè, pazienza per Arturo, ma mi aveva preannunciato che è calato in un teatro, se poteva fermarsi l'avrebbe fatto, ma probabilmente non ci è riuscito, sappiamo come funziona in teatro. Raul Cremona non so cosa è successo, e Andrea Paris anche lui sta lavorando e non ce la fa.
Va bene, allora prima di concludere c'era un esatto, però io questo momento lo prepariamo. Aspetta Gianni, aspetta Gianni, fermati. Allora io farei questa cosa, rimetterei un attimino in schermo la locandina di questa puntata e noi ci facciamo trovare pronti per i saluti ufficiali di conclusione di questa puntata. Facciamo non andate così. Via perché per questa cosa no, non andate via, aspettate un attimo solo. Non andate via perché per questa cosa oppure sì. Potreste ricattarci per i prossimi 20 anni. Quindi... oppure sì. Ok. Allora, eccoci. Vai. Aspetta che non sono pronto. Allora, 5, 4, 3, 2, 1. Buon Natale. Guarda che cappello stupido che ho recuperato io. Comunque, vabbè, dov'è qua? Aspetta che devo fare la foto, un bel sorriso, 3, 2, 1. Abbiamo fatto lo screenshot perché questa foto ovviamente... Io e Dimis non potevamo mettere il cappello da Babbo Natale perché solo il presidente può mettere il cappello da Babbo Natale. Io ho messo quello dell'elfo e direi che mi sembra giusto. Fa vedere le orecchie dell'elfo. Andrea, non ho visto le orecchie dell'elfo. Le orecchie dell'elfo sono bellissime. Tirati le orecchie un attimo, fa vedere. Aspetta, le orecchie lì. Aspetta, lì fermo che facciamo lo screenshot. Ecco, praticamente Andrea Baglioni è rovinato. Ci divertiamo sul prossimo Magia Moderna. L'importante è divertirsi anche un pochino. Sul prossimo Magia Moderna gli metteremo questa foto unitamente a tutte le altre. E allora, prima di salutiamoci, perché io sono curioso di sapere che cosa Gianni Loria vorrebbe sotto il suo albero di Natale. Guarda, io sotto l'albero di Natale vorrei intanto una marea di salute per la mia famiglia, ovviamente, perché ci terrei un pochino, e anche per tutto il resto del mondo magico, e insieme gli metterei anche tutto il mondo, in modo che questa pandemia sciocca se ne vada e ci faccia tornare un pochino alla normalità. Io dicevo agli amici che ci stanno rubando un paio d'anni, perché un paio d'anni ce li ruberanno della nostra vita, ma sono comunque sicuro che riprenderemo a riabbracciarci, andare fuori, andare a cena tutti assieme, e soprattutto per il nostro mondo andare a teatro tutti quanti assieme, ancora con i nostri teatri pieni a 500, a 600, a 1000, a 1500 posti a sedere. Arturo Bracchetti in una telefonata mi raccontava quante centinaia di migliaia di biglietti sono andati persi, e tutto questo ovviamente ha lesionato quello che è il mondo dello spettacolo. Ce lo ricordava Alberto Giorgi, ce lo ricordava Scimini, ce lo ricordano comunque tutti quanti, Davide Calabrese. Ma sono sicuro che torneremo. Un signore mise in un articolo che è apparso su Magia Moderna, e vi invito ad andarvelo a cercare, fece una dichiarazione, disse: ragazzi, non penserete mica che continueremo a fare della magia soltanto qua sul web, dimenticatevelo. Questo era l'augurio, che domani, presto, saremo un'altra volta tutti quanti assieme. Andrea, tu cosa... famiglie. Grazie Gianni, però non andare via, aspetta, Andrea, non ti faccio scendere, aspetta. Andrea, vai. No, direi che è il momento di andare a cena, quindi sarò brevissimo. Io in realtà devo dire la verità, io sotto l'albero di Natale non vorrei niente di più di quello che ho, perché serate come questa devo dire che mi riconciliano con le difficoltà, con la vita contro le difficoltà, rispetto alle difficoltà. Trovarsi con gli amici, parlare delle cose che ci piacciono, è probabilmente il più bel regalo. Certo, in teatro sarebbe meglio, certo, ad un congresso sarebbe meglio, certo, sentendo il sudore di ciascuno sarebbe meglio. Ma non, nemmeno troppo. però devo dire che ci sono cose che non hanno né dimensione, né forma, e né luogo, e l'amicizia è una di queste, e credo che questa sia la cosa
che la fortuna vuole che abbiamo già noi, e per cui davvero grazie. Vi dico anche la mia, e chiudiamo. Proprio ieri ne parlavo con Lucia quando abbiamo sentito delle restrizioni e commentavamo il fatto che non potevamo essere con le nostre famiglie perché magari sono fuori. È uscita una frase, ma alla fine quello che realmente conta ce l'abbiamo. E ce l'abbiamo sotto lo stesso tetto, e quindi va bene così. Io non voglio niente questo Natale, ho mia figlia, mia moglie, va bene così. Esatto. E quindi che c'è? Questo è Francesco Scimimi, che ha già fatto gli stickers mio, apri il cielo ragazzi. Metti un secondo il schermo intero, Lucia. Ecco, falli vedere bene, Gianni. Questo è un lavoro di Francesco Scimini che ci ha già catalogato. Comunque volevo dire all'amico Francesco che l'avrei comunque messo su Magia Moderna. Volevo, prima di chiudere tu, dimmi che devi chiudere tu, sì, volevo chiedere scusa a tutti i nostri ospiti dal primo all'ultimo, perché effettivamente siamo stati un po' frettolosi, ma era dovuto soltanto al fatto che troppe persone contemporaneamente avrebbero lesionato quella che è la diretta, però è andato tutto bene, non abbiamo avuto intoppi, è andato tutto bene. Io lancio l'ultimo messaggio promozionale che oggi ne abbiamo lanciati. Che cos'è? Nel frattempo arrivano gli screenshot, Lucia. Tanto l'ultimo messaggio promozionale 2021 con la magia, 2021 e la Dimis Eventi Magici ha realizzato un calendario bellissimo. Chi lo vuole mi contatti, perché no? Chi lo vuole, altrimenti lo spedirà a tutti i maghi italiani. Sono circa 7500 prestigiatori in Italia. Va bene, no problem, non c'è nessun grazie. Problema. Grazie. Allora, grazie, io, Dimis, grazie. Grazie a tutti. Buon Natale a tutti. Buon Natale, grazie. Io ringrazio Andrea Baioni che dal suo programma è saltato al nostro per farci compagnia in questa serata di auguri, e quindi grazie mille Andrea per tutto quello che fai per il CMI e per la magia non italiana del mondo. Grazie Andrea, ancora a te auguri. Grazie. E invece noi Gianni tu sei... Sì, no, sì. Chiudiamo con Gianni, la trasmissione, io... noi rimaniamo ancora esatto. Per i commenti finali, sì. Quando chiudiamo la diretta, e poi invitiamo tutti i ragazzi a seguirci il 3 gennaio con Andrea Paris sulla pagina del CMI. Ricevete un link nel newsletter che Andrea Baioni vi manderà, basta cliccare sui pannellini e entra dentro la pagina del CMI. Se per qualche motivo non ricevete la vostra mail, cercatela sulla posta indesiderata, perché la troverete lì, perché ci sono delle protezioni nei computer, la troverete lì. Va bene, grazie. Presidente, aspetta, io volevo ringraziarti pubblicamente perché è grazie a te che questa trasmissione ha preso il volo, ha preso vita e c'è. È presente, e quindi grazie a quello che fai per la magia italiana, e quindi i miei auguri vanno a tutti, ma vanno anche a te, Presidente. Grazie Dimis, grazie, un bacione a tutti. E allora, grazie di cuore. Buon Natale e felice anno nuovo a tutti quanti, tutti quelli che ci stanno seguendo, tutti i maghi del mondo, non soltanto quelli italiani, a tutti quelli che maghi non sono, ma che si vogliono avvicinare al CMI e alla magia. Ancora tanti auguri. Ciao.